Buonasera a tutti, mi sentite? Bentornati, bentrovati. Settembre è arrivato, le vacanze sono finite. Qualcuno è ancora in vacanza in realtà, eh? Qui c'è tanta gente che è ancora in vacanza. Comunque sia, noi ci siamo, il primo webinar di settembre e l'ultimo dell'estate, chiaramente. No, non è l'ultimo perché oggi sì. No, non è l'ultimo. Vabbè. Avete visto questo bellissimo video che è praticamente il video che è stato fatto, è stato realizzato alla grande festa di Skyway Capital che c'è stata il 18 agosto 2019, il giorno dopo l'Eco Festival. Questa è la torta dei 5 anni di Skyway Capital. 5 anni, sì, nel 2014. Parte il progetto di Skyway nell'esecuzione dell'Eco Technopark, parte Swig come società che raccoglie fondi, parte Skyway Capital, anch'essa raccoglie fondi. E questa è l'introduzione a questa grande cerimonia dove tutti i direttori generali di Skyway Capital si sono trovati insieme a tanti ospiti che sono andati in visita all'Eco Technopark, all'Eco Festival, proprio il 17 agosto. E il giorno successivo c'è stato questo festeggiamento molto, molto emozionante. Già il video fa intravedere che è stata una giornata indimenticabile per chi era presente a questo evento. Bene, questa sera partiamo con questa immagine, in realtà sono tre immagini, e sembra una foto, non è sembra, sono delle foto in bianco e nero, quindi foto risalenti a un secolo fa, ma se le osservate attentamente ci sono dei particolari che sono comuni a Skyway. In effetti, guardando un pochino le immagini, potete notare come qui avete, prendiamo il cursore, qui avete l'unibus, quindi la stazione, una stazione che è sopraelevata dalla strada dove ci sono le macchine di allora, d'epoca. E qui abbiamo
le linee Unibus. Qui a destra abbiamo l'Unibike, vedete? Anzi, è l'ultra leggero, l'ultimo che è stato progettato da Uninski. E qua sotto invece vedete l'Unibus ha più moduli, 1, 2, 3, 6 moduli. Ed è stato realizzato molto bene, è un fotomontaggio chiaramente, mettendo, sovrapponendo le linee Skyway a delle foto di un secolo fa. Questo a dimostranza del signore polacco che ha realizzato questi fotoritocchi, per così dire. Luigi mi dice sta ancora caricando. Caricando cosa? Io vedo. Allora, se voi vedete ancora. Allora, se vedete. Se non vedete le immagini perché sta caricando, evidentemente perché è la vostra linea che deve ancora caricare le immagini. Dammi un ok, Luigi, appena vedi le immagini. Quando scatta il video, Franco, è perché chiaramente sì, è un discorso di banda, né più né meno. Buonasera Bea, bentornata. Tutto bene? Ecco, vedi Luigi dice ok, quindi ci siamo. Quindi, tornando a noi, queste sono foto di un polacco, foto datate un secolo fa, le quali le ha sovrapposte a delle linee Skyway. Questo per dire cosa? Per dire che Skyway si adatta a un qualunque contesto urbanistico, ma non solo, a un qualunque contesto del sottosuolo. Nel sottosuolo, qui a dimostranza che c'è una realtà legata al fatto che appunto c'erano le carrozze, c'erano le prime auto. Qualunque fosse la situazione sul terreno, Skyway è adattabile a qualunque contesto. È stato realizzato molto bene. Queste sono delle foto veramente che fanno riflettere come Skyway è veramente adattabile al paesaggio, qualunque esso sia. Qui riprendiamo, rivediamo un attimo ho fatto un puzzle di foto, di immagini dell'Eco Festival, dove sono stati presenti diciamo persone da più di 30 paesi rappresentativi. È veramente una forza incredibile questo evento e praticamente centinaia di investitori sono andati all'Eco Technopark, all'Eco Festival e hanno apprezzato non solo le tecnologie, ma anche tutto il contesto con cui è stato organizzato il parco, dove si è evidenziato il connubio tra la tecnologia, l'ambiente e il divertimento, sì, perché c'era anche un parco giochi per i bambini, quindi un intrattenimento con esibizioni legate al gioco. E quindi gli investitori e i partner di Skyway hanno fatto conoscenza con i luoghi comuni di questo Eco Technopark e come Skyway si introdurrà nel contesto paesaggistico senza andare a modificare quello che può essere al di sotto delle infrastrutture. Quindi è una cosa. Veramente, è stata una cosa veramente importante. Quindi dicevamo, c'è stata una grande festa di Skyway Capital a Minsk il giorno dopo l'Eco Festival che ha riunito tanti partner, tanti investitori, tanti direttori di Skyway in questa grande festa per ricordare proprio i 5 anni di percorso. In 5 anni è stato fatto veramente tanto e questo è un pochino
quello che sono le immagini più rappresentative, più significative dell'Ecofestival 2019. Bene, abbiamo già visto la festa, il video riassuntivo della grande festa di Skyway Capital, e proprio per questo era un'atmosfera molto di festa, dove molte persone da diversi paesi del mondo si sono uniti e hanno, insomma, scambiato opinioni e l'entusiasmo di questo grande progetto che è Skyway. Anatoly Yunitskiy è l'ideatore di tutto questo, è quello che ha portato avanti in questi ultimi 5 anni uno sviluppo incredibile. Pensate che ha realizzato lo stato avanzato di tutto quello che è lo sviluppo di Skyway con meno soldi rispetto a quelli che erano previsti. Quindi anche l'Ecotecnopark è stato progettato in modo tale che non si spendessero troppi soldi, ma anche realizzando delle infrastrutture un po' più rudimentali, meno rifinite, ma nella logica di fare i test e le certificazioni. Non c'è bisogno di descrivere Yunitskiy tutte le volte, sappiamo chi è, sapete chi è e potete andare a vedere nella sua pagina ufficiale. Quindi la dimostrazione, la certificazione della tecnologia di Skyway oggi ha raggiunto fino alla sesta, al sesto tipo di linea che è in fase di costruzione. Il centro di innovazione sappiamo tutti che è necessario per garantire l'ingresso nei mercati. Se no, senza l'Ecotecnopark non si può sviluppare, non si può fare nulla. Siamo conosciuti in tutto il mondo con Skyway e il successo dello sviluppo della tecnologia dipende da un team forte, unito, con grandi obiettivi, con grande know-how, quindi con grande sapere. Infatti questo centro operativo, centro tecnico, è stato visitato da 32 delegazioni di diversi paesi. Skyway in questi ultimi anni è stato partecipe delle fiere più numerose e più grandi del mondo. Pensate che l'ultima, quella dell'Innotrans 2018, è stata l'apice, diciamo così, per il riconoscimento a livello mondiale di cosa sta facendo Skyway, proprio presentando l'Unibus ad alta velocità che può raggiungere fino ai 500 km/h. Allora, anche se non è ancora testato. Yunitskiy ha fatto tanti brevetti in diversi paesi, abbiamo raggiunto 83 brevetti. E ci sono, qui la slide dice 800, ma sono già 1000 ingegneri specialisti di alta, diciamo di alta classe. Cosa vuol dire alta classe? Sono veramente formati su progetti e software all'avanguardia sullo sviluppo virtuale, in realtà virtuale, della tecnologia Skyway. Quindi è tempo di cambiamenti globali nel settore dei trasporti. Pensate che il settore dei trasporti è uno dei settori più diciamo dannosi, dannosi nel senso di generazione di incidenti e di morti nell'anno, 1,5 milioni di morti all'anno per incidenti stradali. Quindi manca la sicurezza, mancano le infrastrutture, manca il controllo e la gestione automatica. L'errore umano fa ancora veramente grossi danni. E Skyway è nato per essere più sicuro, più veloce, più economico di qualsiasi altro trasporto esistente. Risolve efficacemente qualsiasi problema di trasporto e infrastruttura. Sappiamo che Yunitskiy ha fatto dei commenti molto forti, ma molto chiari. Dice che la Terra è morta, non respira, non produce l'ossigeno di cui abbiamo bisogno per respirare e l'invenzione tecnologica, appunto, dei trasporti è stata quella più pericolosa per l'ambiente dell'uomo e anche la propria e la sua vita.
al di sotto delle infrastrutture del trasporto Skyway ci possono essere contesti diversi, ci può essere un campo coltivato, ci possono essere frutteti, ci possono essere edifici, qualunque cosa. E come abbiamo visto le foto del signor polacco che ha immedesimato un'epoca di un secolo fa con Skyway, a dimostranza del fatto che Skyway è flessibile, sicuro, adattabile, controllabile a distanza. Quindi l'Ecofestival è stato diciamo, un punto importante per far vedere come Skyway pensa le città intelligenti. Uniski ha pochi giorni fa fatto un video dove praticamente vi consiglio altamente di andarlo a vedere in Viadeo, non sono riuscito a convertirlo e farvelo vedere qui stasera. Tuttavia è un video dove fa vedere come l'Unibus in modo intelligente sta attento a come si muovono le persone davanti a lui. Addirittura si accorge che c'è anche le persone dietro a una colonna che praticamente copre la visuale. E addirittura se una persona si ferma tutto in un colpo in mezzo diciamo alla strada dove deve passare l'unibus, l'unibus si ferma e se per caso la persona va all'indietro, l'unibus va indietro, quindi fa retromarcia, quindi mantiene una distanza di sicurezza e questo permette di, attraverso dei software e dei controlli sofisticati, a creare quella che è cosiddetta l'intelligenza artificiale, cioè la macchina si muove, agisce per tutelare la sicurezza delle persone. Quindi qua vedete l'immagine quando Uniski cammina sull'erba a piedi scalzi, anche questo ha un significato molto profondo, il contatto con la natura e la tecnologia che di conseguenza può salvaguardare le vite umane delle persone, ma anche degli animali. Quindi il sistema di sicurezza ha dimostrato che nessun uccello, nessun oggetto sulla strada, nessuna persona che si muove possono danneggiare l'Unibus. Questi sistemi di controllo e di gestione sono stati realizzati nonostante le linee sono sopraelevate da terra, ma ci possono essere dei punti soprattutto di imbarco delle persone dove il controllo deve essere molto più spinto. Quindi è un sistema intelligente di riconoscimento degli oggetti di trasporto di stringa. Quindi in questo caso, fatti questi test, si può dire che l'Unibus è in grado di riconoscere l'uomo indipendentemente da ciò che fa. Corre, si nasconde dietro un supporto, sta in piedi sulle rotaie. Vi consiglio di guardare il video, è molto bello. Quindi Uniski ribadisce ancora una volta che il trasporto più sicuro al mondo è più ecologico, più efficiente e dovrebbe essere sviluppato in tutto il mondo è Skyway. Quindi, dopo 5 anni, dopo l'Ecofestival e dopo tutte le feste delle società con cui si porta avanti la raccolta fondi, c'è tutto uno scenario di dispositivi, di mezzi innovativi a seconda dell'utilizzo, che sono stati sviluppati e testati in parte e certificati dall'altra parte. E la soluzione Skyway permette di avere chiaramente la fattispecie, soluzione legata al fatto che il terreno può essere riportato all'origine, con la natura, gli animali, la coltivazione, eccetera, eccetera. Ecco, qui vedete
alcune fotografie che riportano comunque l'Ecofestival. È stato messo a confronto l'Unibus con la Tesla. Sono due mezzi che fondamentalmente sono molto diversi, con l'unico comune denominatore che sono l'elettricità, quindi motori elettrici che si muovono uno su strada, che è appunto la Tesla, e uno su stringa, che è appunto l'Unibus. La differenza fondamentale, sostanziale, è che il sistema di guida. Infatti l'Unibus si muove in modo indipendente, con un sistema di controllo di sensori e di gestione automatizzata, mentre invece l'auto Tesla deve essere guidata dall'uomo. Questa è la differenza fondamentale per i prossimi trasporti del futuro, che non sono più nel futuro, ma sono già presenti, con la costruzione del primo progetto mirato negli Emirati Arabi. Vedete un'altra foto dell'Unibus che è riportato appunto all'esterno dell'Eco Technopark nell'imminente inaugurazione dell'Ecofestival 2019. Qui vedete altre immagini dell'Unibus appeso alla stringa rigida. Qui vedete un contesto di natura con la tecnologia, una stazione dell'Unibus. Qui invece vedete due Unibus e qui è stato simulato il recupero di un Unibus guasto. Quindi è molto importante anche la gestione dei guasti, un Unibus guasto che non permette di ovviamente di lasciare libero la linea, viene recuperato da un Unibus che funziona ovviamente e viene agganciato e riportato in stazione. È stato proprio simulato il giorno dell'Ecofestival per far vedere a tante persone. Bene, come tante persone, la Anna di Lanciano, proprio insieme al figlio Roberto, grande Roberto, ti faccio veramente i complimenti insieme alla tua mamma. Veramente due persone eccezionali che sono andate per la seconda volta a Minsk in visita, e qui la mamma di Roberto è stata fotografata accanto all'albero di frutti che è stato piantato in seguito al loro fondo di diciamo di contributo per lo sviluppo di Skyway. Erano state invitate le persone a portare del terriccio a Minsk, e chiaramente molte persone l'hanno fatto proprio perché il progetto è quello di creare un humus che è in grado di ripristinare il terreno fertile anche dove ci sono le condizioni più estreme, proprio dove sono solo le sabbie del deserto. Quindi c'è un laboratorio che sta lavorando e studiando sulla creazione di questo humus, perché UNISCHI ci tiene tantissimo a questi aspetti dell'ambiente. Qui all'Eco Technopark come tanti hanno visto, c'è il museo con un cielo stellato di dozzine di migliaia di nomi di persone che hanno contribuito allo sviluppo. Io qua ho evidenziato il mio nome ed è una grande soddisfazione essere diciamo immortalati in questo museo che farà la grande storia di Skyway. C'è ancora la possibilità di essere immortalati dopo il cielo stellato, dopo la piantumazione di alberi, di 10.000 alberi. C'è la possibilità ancora per poco tempo di far scrivere il proprio nome e cognome su delle targhe metalliche che vengono posizionate sul ponte sospeso di Skyway. Questi, un attimo che vi faccio vedere. Vediamo se è qua. No.
Ecco, qui vedete la targa, qui a destra in alto, questa è una targa metallica dove verrà messo immortalato nome e cognome delle persone. Come si fa a essere scritti in questa targa metallica, una a destra e una a sinistra all'estremità del ponte sospeso? Praticamente bisogna depositare, fare un pacchetto Eco Future di 1000 dollari. E una volta fatto questo pacchetto una tantum, verrà poi sottoscritto il nome e il cognome delle persone che hanno fatto questo pacchetto. È un pacchetto legato all'Eco Festival, ma soprattutto una parte di questi soldi servirà per bonificare il laghetto che è sotto al ponte. Torniamo alle. Bene, a questo punto è stato anche messo in evidenza la roadmap dei lavori. Nel 2019 siamo nella situazione in cui c'è la costruzione del polo tecnologico a Sharjah, quindi del Skyway Innovation Center negli Emirati Arabi, e cominciano ad esserci gli sviluppi delle documentazioni per creare delle linee importanti, una tra le prime, appunto, nella regione di Mosca e in Mongolia. Proprio per questo ho riportato questo articolo molto recente, perché nel giugno 2019, presso l'Istituto di Economia e Geografia dell'Accademia Internazionale di Sviluppo Regionale e Cooperazione, lo IARC, si è tenuta la 36esima sessione della sezione di Economia e Geografia dell'Accademia Russa. In parole povere, è stato parlato di soluzioni innovative nell'ambito dello sviluppo territoriale del paese ed è emerso che, attraverso il relatore Litovsky, che è importante sviluppare soluzioni spaziali nel centro storico della città, attraverso soluzioni come quelle di Skyway. Quindi il trasporto di stringa è molto molto sentito anche nelle zone degli Urali. Ok? Quindi un altro progetto mirato è proprio questo. Nel 2020 questi progetti andranno avanti ancora di più, a tal punto che sarà terminata la linea di Dubai negli Emirati Arabi per 25 km, e sarà anche tracciata nella regione di Mosca e della Mongolia per un totale di costruzione di linea fino a 50 km. Nel 2024-2026 si prospettano ancora, scusate, 2021-2023. Si progetteranno lavori più complessi, progetti più complessi, con un totale di distanze di 400 km, quindi da 50 a 400 e così via. Quindi sempre più chilometri fino a 5.500, 1,5 milioni di chilometri. Ovviamente perché? Perché quando si comincia con i cantieri, simultaneamente si sviluppano i progetti molto importanti. Quindi Sharia, come siamo messi con la situazione a Sharia? Ovviamente dopo il Ramadan di giugno ci si lavora ininterrottamente, non ci sono indicazioni precise né di filmati né di video recenti, ci sono filmati video recenti del giugno scorso. Quindi maggio in sostanza, quando una delegazione molto numerosa di Skyway Capital è andata in visita e ha visto i supporti della prima linea di 400 metri. Allora il cantiere ovviamente non si è mai fermato neanche in agosto, proprio perché si sono fermati in giugno con il Ramadan, dove negli Emirati Arabi c'era la festa come per noi in agosto. E ovviamente però luglio, agosto e attualmente in questi giorni si stanno lavorando pesantemente,
Non ci sono documentazioni, notizie, ma sappiamo dalle foto che stanno sviluppando tutte la casa ecologica, le stazioni di partenza e di arrivo, e soprattutto c'è un documento ufficiale che attesta che Skyway è in accordo con la società dei trasporti negli Emirati Arabi, che è l'RTA. Quindi nell'autunno 2019 si parlerà della prima dimostrazione del trasporto di stringa Skyway negli Emirati Arabi e Sharia. È stato creato un unibus innovativo con due possibilità di condizionamento, proprio perché ci sono dei climi molto estremi. E quindi questo permetterà di avere un progetto di linea eccellente. Si dovranno percorrere 15 chilometri con 21 stazioni. Ecco, questo è un pochino il progetto. E come verranno finanziati questi progetti mirati? Attraverso i token di Skyway Global. Questi token ovviamente servono per raccogliere fondi per i progetti mirati. Considerate che il gruppo della società Skyway accetterà solo token Skyway Global come metodo di pagamento per una serie di servizi molto importanti, tra cui vi leggo i principali: studio di progettazione e design, costruzione di un cavalcavia di trasporto, costruzione di infrastrutture di trasporto secondo livello, controllo intelligente della sicurezza delle comunicazioni, consegna del materiale rotabile, messa in servizio della supervisione dell'installazione che mette in funzione l'oggetto e controllare la manutenzione e la riparazione. Questi sono i punti fondamentali per far sì che il token, che è uno strumento finanziario, possa permettere di andare a finanziare i progetti mirati locali. Quindi qualsiasi città, società che desideri acquistare un veicolo costruito, sì, acquistare un veicolo, la costruzione di una stazione ferroviaria per una sezione di stringa ferroviaria, dovrà comunque acquistare degli Skyway Global Token con scambio al prezzo di mercato. Ok? Sapete tutti che c'è la possibilità di avere un link, uno strumento potentissimo in grado di mettere in chiarezza tutto quello che è il progetto, e c'è questo sito ovviamente che dà delle visuali virtuali di contesti di stazione interna al punto di arrivo dei mezzi, dove chiaramente c'è il flusso delle persone. Quindi tutto automatizzato, tutto completo, e quindi fa ben sperare questo sistema di informazione per le persone che non conoscono nulla di tutto ciò, ma che hanno la possibilità di mettere un piede in questo grande progetto. Quindi il terzo link, partendo dall'alto, è il link che potete dare e condividere con le persone a voi care. Di questo progetto di investimento EcoFuture ne abbiamo già parlato. In prima analisi c'erano degli sconti, adesso non ci sono più scadenze, ma la scadenza sta nel fatto che le targhe metalliche non possono contenere un numero infinito di nomi e cognomi, e pertanto questo pacchetto di investimento EcoFuture non avrà più uno sconto simile di 45 o 40 nel caso in cui uno ha solo delle commissioni. Quindi con uno sconto del 40, abbiamo su 1000 dollari abbiamo 40.000 quote Skyway. Qui invece vedete la possibilità di inserirsi nel progetto Skyway con diverse soluzioni: l'EcoFuture, quello che abbiamo appena visto, con uno sconto di 40, l'EcoFuture 45 è per chiaramente quelle persone che con 1000 dollari vogliono
ottimizzare il tutto e quindi anche con chiaramente il bonus, anzi solo con il bonus si hanno 5.000 quote in più. Poi ci sono i vari abbonamenti più comuni, abbiamo quello da 1.000, 1.000, 1.000, quindi sono 3.000 dollari, poi c'è quello con l'avvio rapido 600 dollari, oppure quello da bambino 585 che non è diciamo riutilizzabile, ma sarà riutilizzato nel momento in cui il bambino raggiunge la maggiore età, e poi c'è quello dello studente, con degli sconti che si aggirano dai 30 ai 37-38 di sconto. Questo, lo ribadisco sempre, non è un prodotto finanziario, ma è un crowd investing equity e come tale è ad alto rischio. Perché? Perché l'azienda è una startup, è vero che ha costruito un sacco di tecnologia, ha un potenziale enorme tutti i giorni, tuttavia bisogna essere consapevoli che non essendo un prodotto finanziario, queste sono tutte informazioni puramente, diciamo, puramente gratuite, trasparenti, affinché le persone possano scegliere e ragionare con la propria testa. Va di fatto che è un crowd investing equity, significa che le quote percepiranno un valore, in questo caso di $1, nel momento in cui vengono messe in borsa, quando viene lanciato Nexio in borsa. Poi ci sono un'altra serie di diciamo di soluzioni per depositare soldi in Skyway, con degli sconti che variano a seconda della tipologia di pagamento, a seconda della tipologia di quantità di quote assegnate. Quindi qua ci sono tutte le possibili situazioni. Pensate che ci sono anche dei fondi di investimento fino a un premium di 150.000, quindi è veramente tanto, e con l'equivalente di 9 milioni di quote, con uno sconto del 60%. Questo è uno dei migliori su questi paragoni. Bene, con il certificato chiaramente si attesta che le persone sono diciamo, riconoscenti del progetto e sono loro che hanno la possibilità di decidere sulle sorti, se mantenere queste quote, se venderne una parte. Comunque sia, l'obiettivo è valorizzare queste quote. Bene, costruiamo Skyway e salviamoci il pianeta. Con questa frase abbiamo concluso questa sera un breve webinar, ma abbiamo reintrodotto un pochino i concetti salienti di questi giorni. Intelligenza artificiale è il primo punto fondamentale. Poi chiaramente non c'è solo questo, c'è ovviamente tecnologia innovativa. È stato presentato anche un nuovo sistema di trasporto merci ultraleggero, che è stato ovviamente richiesto da qualche delegazione che è andata a Minsk, e si continua col cantiere di Sharjah, dove chiaramente ci sono grandi aspettative dagli arabi che hanno l'Expo il prossimo anno, e quindi vorrebbero avere già una dimostrazione importante di una linea di Skyway che funziona in modo regolare, attento alle esigenze che si possono avere. Bene, con questo vi lascio a un filmato che riassume un pochino l'Ecofestival 2019. E vi do appuntamento alla prossima settimana. Torniamo a regime di una volta a settimana, ogni 7 giorni. In questa fase siamo rimasti al martedì e continueremo a farlo il martedì, salvo miei impegni diversi, ovviamente, nei prossimi mesi. Vi lascio con un filmato, un saluto a tutti e vi aspetto il prossimo martedì, sempre allo stesso orario, sintonizzati.
a questo webinar. Un saluto a tutti e vi lascio al filmato dell'Eco Festival. Skyway, excellent! It's the best transportation in world history. It is a transport of the future. If you cannot see it, you never will. This is the chance for all people all over the world. Thank you.
Bene, è finito anche il video. Vi lascio alla vostra serata. Che dire, tenetevi sempre aggiornati, guardate sempre le notizie che io riporto nei webinar sono ovviamente notizie ufficiali di Skyway e quindi è bene fare diffusione, sensibilizzazione, ma soprattutto mantenere saldi i nervi perché ci vuole un po' di pazienza, lo sviluppo sta andando bene, però chiaramente ci vuole ancora un po' di pazienza per avere tutto quello che ci meritiamo. Un saluto a tutti, buona serata e a presto al prossimo webinar di martedì prossimo. Ciao!